una misura cautelare che ha fatto luce su un fatto di sangue verificato, come avete visto dal comunicato, poco più di un anno fa, il tentato omicidio in danno di cugina Francesco, avvenuto il 25 di agosto dell'anno scorso in Viale Giostra, davanti al Bar Micano. Quindi partiamo dal 25 agosto del 2018, quando alla centrale operativa giunge una chiamata, sono le 8:50 circa, in cui un cittadino segnala che, cittadino si trova all'interno di un bar in Viale Giostra, che di fronte sostanzialmente che aveva sentito delle esplosioni di alcuni colpi di arma da fuoco e di fronte c'era una colluttazione tra due soggetti, un soggetto che indossava un casco e un altro che vedeva sanguinante la testa. Immediatamente sul posto si richiamava i primi carabinieri della locale stazione, la stazione di Giostra, poi immediatamente subito dopo i militari del nucleo operativo e del nucleo investigativo per i rilievi. Accertavamo che effettivamente poco prima era stata un'esplosione, non trovavamo nessuno, né aggressore né vittima, però accertavamo già di sul posto sulla strada che vi era stata un'aggressione, vi erano delle tracce di sangue, vi erano dei bastoncini praticamente sporchi di sangue e vi era un berretto bianco. Dei bastoncini. Dei bastoni di legno, piccoli, molto Ah, piccoli. ok. E quindi un berretto bianco, anche questo sporco di sangue. Capiamo che quindi effettivamente lì c'era stato un episodio, sicuramente un fatto di sangue. Venivano naturalmente, ci allertavamo subito per cercare di capire la vittima, visto che vi era stata un'esplosione di colpi di arma da fuoco, effettivamente dove si fosse recata. Quindi appuravamo contattando gli ospedali che dopo un certo lasso di tempo, e poi vi spiego anche il perché, presso l'ospedale Piemonte si era presentato un soggetto che poi identifichiamo in cuscina Francesco con delle ferite effettivamente di arma da fuoco. Dalla ricostruzione dei fatti, dall'espressione delle persone poi formate sui fatti e sui parenti, riusciamo a capire che in realtà in cuscina prima di recarsi all'ospedale Piemonte si recava presso il punto territoriale di emergenza di Messina Nord, diciamo l'ex ospedale Mandalari, dove tuttavia il medico diceva che le condizioni sono tali per cui si necessitano dei punti di sutura e non posso praticamente agire in prima persona. Lì l'ospedale Piemonte, effettivamente la ferita, si sono tre luoghi in cui viene colpito, ovvero la testa, il braccio e il torace. Ora, non siamo in grado di dire quanti colpi effettivamente di pistola siano stati esplosi, però è ragionevole ritenere che sia stato esploso uno o due colpi di arma da fuoco e che la pistola si sia inceppata e probabilmente proprio a seguito di questo inceppamento che uno dei due aggressori, visto che abbiamo capito che si sono recati sul posto con un motociclo, si è sceso e abbia aggredito la vittima fisicamente per poi comunque darsi alla fuga, così come del resto anche la vittima che in realtà stava lì sul posto anche lì con un motociclo. Procedevamo quindi a discutere, insomma, le informazioni, a sentire la vittima per farci raccontare quello di cui aveva subito poco prima. È lì che emerge una totale non collaborazione da parte della stessa, con un atteggiamento con dichiarazioni assolutamente discordanti già da quelli che erano i primissimi accertamenti che avevamo effettuato. Noi avevamo già constatato praticamente, appurato che sul Viale Giostra vi era stata una colluttazione, che c'era stata un'esplosione di colpi d'arma da fuoco e c'è stata un'aggressione da parte di due soggetti a bordo di uno scooter ai danni della vittima che era il cuscinato. Quest'ultimo invece ci sposta anche il luogo dell'aggressione, proprio per praticamente portarci da tutt'altra parte. Ci dice che l'aggressione è avvenuta in via Palermo, non ci fa riferimento a motocicli, non ci fa riferimento a soggetti con casco, addirittura dice che non è riuscito a vederli in volto, non sapeva se indossassero dei caschi, e dicendo che però era certo che fossero degli stranieri.